Ciao a tutti, sono Marta Suvia e benvenuti su Bixcoven, il canale YouTube interamente dedicato al true creepy, l'originale, diffidate le imitazioni che girano in giro. Benvenuti perché oggi è una giornata speciale. È il mio compleanno, è il 2 ottobre, quindi se vi va di farmi gli auguri qui sotto mi fa super super piacere. Voi come state? Come sta andando ottobre? Ma il motivo per cui siete qui su questo canale ovviamente è uno, ovvero Bixowin e il Creepy Cafè. Oggi parleremo di una nuova storia. Come sapete continua il nostro Bixowin, tutta la nostra serie di video per ottobre, ma continua anche il Creepy Cafè. E per oggi ho scelto una storia allucinante. Preparatevi perché la storia di oggi è assurda. Vi dico semplicemente: un ragazzo che farà qualcosa di estremamente inquietante semplicemente perché è innamorato di un My Little Pony. Sì, un My Little Pony. Ora vorrete sapere quale My Little Pony? Applejack. Da questo incipit già avete capito, questa storia sarà assurda. Se questa è la vostra prima puntata del Creepy Cafè, il Creepy Cafè è un format chill, molto creepy ma anche molto chill, pensato per l'autunno, in cui voi potete seguire queste storie in formato podcast, in cui vi tengo compagnia, magari sorseggiando qualcosa, stando al caldo, in cui insieme scopriamo una cosa allucinante, degli articoli che io ho selezionato per voi. Questa è la storia di Brandon Hall, che scriverà un capitolo della cronaca nera perché è innamorato di un My Little Pony. Santi Dio, santissimo cielo, cosa mi tocca sentire. Prima di iniziare, se vi piace il mio canale e volete supportarmi, potete farlo con un like, un commento oppure ancora abbonandovi al mio canale, mi aiuta un sacco. Oggi per il mio compleanno ho scelto una delle mie tazze preferite, questa, tipo la mela di Grimilde, che è la mia villain preferita per quanto riguarda Disney, lo sapete? L'ho presa al Disney Store, il Disney Store non esiste nemmeno più, non è bianca ma è tipo madre perlata qua, bellissima. Io sto in fissa le tazze, come avete capito. Qui se trovate tutti i miei canali YouTube e i miei social, se avete voglia di supportare il mio canale potete farlo anche con un commento salutando Al, il nostro amico algoritmo così YouTube benedice il mio video in cui parliamo di cose creepy che a YouTube non mi piace particolarmente. Potete sostenere il mio lavoro anche seguendomi su Instagram, TikTok, chi più ne ha più ne metta. Qui su trovate il mio shop con le mie tazze, le mie magliette e anche il mio codice di pampling, il codice sghiccio. Ma bamboli di casa, prendete qualcosa da bere, prendete qualcosa da sorseggiare, mangiucchiare. Preparatevi perché questa è una puntata veramente assurda, sinceramente. Io quelle puntate che rimango più allibita sono queste puntate dove ci sono degli elementi in cui tu dici: ma what? Cosa? Cosa sto ascoltando? Perché riguarda le storie cruente, diciamo, me le posso pure accollare. Però se storie così, tipo, veramente, cioè, sono innamorato di un My Little Pony, mo con tutto il buon cuore, cioè Brandon. E su, santo cielo. La storia di oggi quindi è quella di Brandon Hall, oppure Brando Bugo. La storia sta peggiorando sempre di più. La storia di Brandon purtroppo è molto complicata. Brandon era un ragazzino veramente molto particolare. Quando noi lo conosciamo per motivazioni che poi andremo a scoprire, lui aveva solamente 19 anni ed era un tizio abbastanza particolare. Viveva in Indianapolis, in Indiana. Nella mia mente l'Indianapolis è semplicemente una roba dove corrono le macchine, forse perché c'è una gara, è l'unica cosa per cui conosco quella città, non lo so. Però era un tizio un po' particolare che tipo girava, viene detto, con tre paia di pantaloncini. Uno sopra l'altro. Boh. Brandon Poraccio, pure lui, c'ha una vita de merda, possiamo dirlo. Ecco, lui quando ha solamente 4 anni, il padre si toglie la vita e rimane abbastanza traumatizzato da una di quelle classiche chiacchieratine in famiglia, dove il padre praticamente sta fuori, pieno così, litiga con la madre e gli dice: dai, e te dico, io via e mi torco la vita. E la madre gli ha detto: e dai, e fallo. Il povero Brandon, che c'ha 4 anni, rimane un filo scioccato e direi poraccio, Questo ricordo inquietante segue Brandon per il resto della vita, tanto che ha iniziato a comportarsi in modo un pochino strano, come vi dicevo, ovvero si mette tre paia di pantaloncini contemporaneamente, si dondolava avanti e indietro mentre guardava la TV. Boh, forse questo aveva dei problemi, il ragazzo forse doveva avere a che fare con uno psicologo più che con il televisore e i cartoni animati. Boh. Sto per finire in un nuovo caso? Elisa True Crime, per favore, non parlare della mia storia oppure scegli una foto carina. E se i suoi compagni lo interrompevano, lui rincominciava tutto da capo, quindi forse era ossessivo compulsivo. A Brandon infatti viene diagnosticato il disturbo ossessivo compulsivo all'età di 9 anni e quello fu semplicemente l'inizio di tante visite mediche. A Brandon furono successivamente diagnosticati molti disturbi, incluso il disturbo dirompenti, forse di rabbia, tipo in quel senso, disturbo del comportamento, ansia e depressione. A 9 anni! Il suo carattere divenne parte di una lunga lista di preoccupazioni ed è diventato più aggressivo e irrispettoso, certo.
Non so quanto onestamente sia volontaria questa cosa, quindi non è che secondo me volontariamente era irrispettoso, forse semplicemente era un ragazzo che stava soffrendo tanto e forse non era curato adeguatamente, forse la psicoterapia o forse aveva bisogno proprio di una struttura, magari anche semplicemente per passare il tempo momentaneamente, però evidentemente c'era qualcosa che non andava, detto così, un po' hackeato, vabbè. Nel maggio del 2013, all'età di 11 anni, un agente di polizia viene inviato a casa di Sheila, ovvero la madre di Brandon. Brandon aveva aggredito sua madre, le ha dato dei pugni, schiaffi in faccia e le ha dato dei calci nelle gambe e le ha morso l'avambraccio. Poi ha preso un coltello dalla cucina e ha attaccato sua madre. E poi c'ha 11 anni, cioè, forse ti fa anche impressione, onestamente, un po' se è tuo figlio che ti attacca a caso ti fa impressione, però se è un bambino così piccolo... Io credo che sei anche molto molto titubante dal difenderti, perché ti rendi conto che se gli dai un calcio in faccia a sto ragazzino vola, e quindi ok ti vuoi difendere, però dici vabbè, ma non voglio far volare sul soffitto. Situazione molto complicata. Poi se è tuo figlio, certo, a me Sheila non è che mi sembra proprio un amore di madre, che il marito gli dice vabbè dai, accoppa, di chi se ne frega, vabbè. L'agente di polizia ha trovato Sheila intrappolata da Brandon nel soggiorno. Sheila temeva per il comportamento di suo figlio. Brandon così ha ricevuto mesi di libertà vigilata dopo l'incidente. Aveva 11 anni! Libertà vigilata? Dove doveva andare, scusatemi? Ma, cioè, non è che esci a 11 anni, non è che normalmente a 11 anni, che ne so, hai una vita, prendi la macchina e roba così, e quindi dici, ah, vabbè, la libertà vigilata è una differenza. Devi già stare a casa, hai 11 anni, dove cavolo devi andare a 11 anni? Boh, vabbè, forse sono io, non capisco. Vabbè. Ma anno dopo anno, Brandon precipita sempre di più e comincia ad avere comportamenti sempre più strani. Brandon ha lasciato la scuola nel 2014, prima di poter finire la prima media. Si isolò dal mondo e la sua depressione peggiorò. Poi ha iniziato a tentare di togliersi la vita da adolescente. Brandon disse a Sheila, la madre, farò semplicemente quello che ha fatto mio padre. Brandon si è rivolto a internet per trovare conforto e ha iniziato a fare ricerche sulle sparatorie di massa. Da questo momento in poi cresce in Brandon un'ossessione, quella dei My Little Pony. Non so, cioè onestamente non riesco a dire sta cosa seriamente, cioè noi ci immaginiamo le persone che fanno delle cose assurde e brutte, lo dico in maniera molto semplice così YouTube non si arrabbia, ossessionati da delle cose violente, cose brutte. Quante volte abbiamo detto, ma i film fanno diventare i bambini così, la musica fa diventare i bambini così, i mali del pony fanno diventare i bambini così, questo non se l'aspettava nessuno, quindi fa quasi tragicomico, cioè tu ti immagini i mali del pony, ma come te vengono in mente legati a qualcosa? Un conto che ne so, i teletubbies te lo posso pure appoggiare, perché magari sono un po' odiosi, dici, vabbè, ti fanno venire i nervi, ti fanno salire 5 minuti, ma i mali del pony... Vabbè, le pareti di camera di Brandon vengono letteralmente ricoperte dai personaggi dei My Little Pony. Brandon è stato valutato, gli hanno fatto una perizia ed è stato chiesto secondo le ricerche, e gli hanno chiesto, insomma, visto che lo tenevano sotto un po' sotto controllo, gli hanno chiesto come mai avesse cercato queste cose tipo spara di massa. E lui ha dichiarato di sentirsi dispiaciuto per le vittime. Sì, vabbè Brandon, vabbè. Non poteva mettersi nei panni dell'autore del reato perché non voleva causare nessun trauma alle persone. Era una perdita di tempo per lui. Ma nel marzo 2020 la madre di Brandon lo porta in un negozio di armi e gli ha permesso di comprare una pistola. Quel giorno il negozio era senza munizioni. Ma Cristo di Dio. Ma Sheila. Ma tu cavolo ce l'hai il cervello? Cioè sto ragazzino c'ha problemi di rabbia, di aggressione, da quando c'ha 11 anni, c'ha problemi che dice di volersi togliere la vita e tu gli compri una pistola. Cioè, ma anche anziché comprargli un diario, erpongo, cioè ma che cazzo ne so, un quadernino per disegnare, una pianola, e pistole. Io vi giuro, cioè, certe volte rimango proprio allibita dai genitori statunitensi, perché io non lo so, cioè, forse questi ragazzini sarebbero meglio allevati, non lo so, dai lupi. Dici, vabbè, tra un lupo e un genitore statunitense, no, è lupo tutta la vita, fammi allevare dagli orsi e dai tigri, così, ma dai, su, ma come ti viene in mente? Ma, chi l'avrebbe mai detto? Poi magari la gente dice, capito? Bah,
Sheila, subito dopo si sentì di aver preso la decisione sbagliata. Beh, Sheila, chi l'avrebbe mai detto? È madre dell'anno, Sheila, proprio un genio. Vabbè, poi dopo ci ripensi, non prima. Dice, ma che gli possiamo regalare al nostro piccolo Brandon che ha problemi del voler farsi del male e far del male all'arte? Ma pigliamogli una pistola, poi gli hanno preso un fucile magari. Ma io vi giuro, vabbè. Ah, Sheila subito dopo sentì di aver preso la decisione sbagliata. Sheila temeva che Brandon si poteva togliere la vita. Il giorno successivo Sheila ha presentato una denuncia al dipartimento di polizia. Ha affermato che Brandon ha avuto un passato travagliato. E Brandon ha detto a Sheila, ovvero sua madre, che aveva intenzione di puntare la sua pistola scarica contro la polizia in modo che gli sparassero. Possiamo dire, Sheila, cioè, non proprio madre dell'anno. Ecco, insomma, vabbè. La polizia ha fatto visita a casa di Sheila e così Brandon è stato messo in manette, ma sembrava che fosse più preoccupato per il suo computer. Brandon infatti ha chiesto alle autorità di spegnere il suo computer perché non voleva che nessuno vedesse cosa conteneva. Io già temo che so i filmati sozzetti con i My Little Pony. C'era un periodo in cui tutto internet ne parlava, vedevo immagini così, io ero terrorizzata. I cartoni animati con cose sozzette a me sinceramente mettono i brividi, non riesco a capire, paura totale. Vabbè, dopo l'ispezione la cronologia delle sue ricerche ha rivelato i siti web estremisti. Ma estremisti di cosa, scusami, ma voglio dire, cioè, da quando è qua l'estrema destra crede nei My Little Pony, santo Dio? Io so senza parole su sta storia. Su sta storia so proprio senza parole. Cioè, vi giuro, questo doveva essere un format chill, ma sto incazzata. Il fucile di Brandon è stato sequestrato. Ah, quindi, vedi, cioè, non avevo una pistola. Gli ha regalato direttamente un fucile. Ma perché non un carro armato, cara Sheila? Ma anche altre pistole, non so, denunciato delle stelline ninja gli volevi regalare, io non lo so, un campo tutto per sé, che cosa gli volevi regalare? Un'uniforme nera? Ma io dico, è stato posto in detenzione temporanea per motivi di salute mentale, con detenzione immediata, ma è stato rilasciato poche ore dopo. Ma grazie al cavolo, ma scusami, ma tu arresti una persona che sta male mentalmente, perché tu dici per motivi di salute mentale, e che cosa credi? Che chiudendolo dentro una prigione questo guarisce? Al massimo dagli dei medicinali, al massimo fallo seguire, al massimo anziché chiuderlo dentro una prigione, mandalo in una cosa di riabilitazione con dei professionisti. Ma che cavolo dovrebbe risolvere il fatto che tu lo richiudi dentro una prigione, dentro una cella? Improvvisamente guarisce secondo te? Io ve giuro, gli statunitensi mi fanno proprio cadere le braccia, vabbè. I professionisti medici hanno stabilito che non c'era alcuna diagnosi. Professionisti, ma vabbè. E Brandon ha negato di soffrire di problemi di salute mentale. Ma scusa, ma la madre c'ha tutto lo storico dei 50 anni di questo che è stato male, che c'aveva quello, c'aveva quell'altro, gli hanno diagnosticato 18.000 cose, e poi questo qua dice, no, io sto bene, è una bomba, sì. E i psicologi dicono, sì, no, sta benissimo, guarda, è normale, questo qua è innamorato dei My Little Pony. Ma che male c'è? Sorprendentemente non c'era nessuna traccia di una valutazione psicologica formale durante la sua visita. Possiamo dire che questo è un video maledetto? Siamo qui in un video di Gianmarco Zagato, improvvisamente c'è un fantasma. Lo scopriremo. È Brandon? Lo scopriremo. Sorprendentemente non c'era nessuna traccia di una valutazione psicologica formale durante la sua visita. Quindi vuol dire che sto psicologo là dalla prigione l'ha guardato e ha fatto, ma tu ti senti bene? Brandon, sì, bene, sto una bomba. E lui gli fa, vabbè, la va a casa, tutto ok, vabbè. Professionalità statunitense proprio all'ennesima potenza. Pochi giorni dopo le autorità contattarono Sheila e Brandon riguardo alla sua pistola confiscata. Brandon ha dichiarato di non volere indietro la pistola. Aveva comprato la pistola solo per mostrarla al suo migliore amico, che era un appassionato di caccia. Sì, vabbè, Brandon. Vabbè, il mio migliore amico. Sì, come, che ne so, i ragazzini, capito, che trovano le sigarette. La madre gli trova le sigarette e fanno, no, è del mio amico, non mie. Io gliel'ho solo dette. Vabbè, dai, su.
Il mese successivo le autorità visitarono la casa di Sheila, hanno avuto una conversazione con Brandon e poi gli hanno chiesto quali fossero i suoi progetti futuri. Beh, a me mi sembra abbastanza scontato, Brandon ha detto che se volava fuori, cioè, boh, non mi sembra proprio super ottimista come ragazzino, però magari so io, vabbè. Brandon voleva entrare nell'FBI, sì, vabbè. Ma le autorità hanno detto a Brandon che per lui non sarebbe stata un'opzione. Ma anche a far così, santo Dio, cioè sto ragazzino che sta male e tutto, ma almeno faccio credere. Poi quando diventa adulto gli dici, senti, no, cioè, non si può, cioè, ma almeno faccio credere un attimo. Non è che gli dici così, no, guarda, senti, no, va, per te solamente il commesso da McDonald's e non sognare mai niente di più perché tanto ti attacchi al cavolo. Cioè, boh. Vabbè, il suo sogno è andato in frantumi. Tuttavia sembrava che Brandon avesse cercato di migliorare la sua vita nonostante il suo sogno fosse andato in frantumi e si è assicurato un lavoro presso la FedEx locale. Cioè, non mi sembra proprio la stessa cosa, ok, iniziava la stessa lettera, però non mi sembra la stessa cosa da agente dell'FBI a tizio che consegna roba che l'agente deve aspettare 40 minuti sotto per ridire i pacchi. Non mi sembra proprio identico, intercambiabile, però magari sono io che parto un po' prevenuta, magari Brandon gli piaceva proprio il fatto del girare e citofonare per i palazzi, che voleva fare quello nell'FBI, poi boh, che vedo lì. Ma non ci vuole molto prima che Brandon lasciasse il lavoro, chissà come mai, ma vabbè. Brandon è tornato a casa di sua madre nel marzo del 2021. Sheila ha mandato Brandon in terapia e si è concluso che Brandon soffriva di molti disturbi di salute mentale, tra cui disturbo di ansia generalizzato e disturbo depressivo maggiore ricorrente. Quindi quanto ne so io, la depressione maggiore è tipo una depressione fissa? Correggetemi, ovviamente io non sono una psicologa, non mi sto presentando qui come tale, ecco, quindi nel caso correggetemi. Nonostante gli sforzi di Sheila, Brandon era arrivato al punto di non ritorno e durante le sue sessioni Brandon dichiarò di non provare empatia o preoccupazione per la vita degli altri, compresi la sua stessa carne e il suo stesso sangue, quindi la madre. Sosteneva di essere un pericolo per la società e che la società avrebbe dovuto temerlo. Era evidente che Brandon soddisfaceva tutte le caratteristiche di una... di uno strano di massa. Quindi insomma lo psicologo, 50 altri psicologi, i poliziotti, la madre, non ci hanno capito una fava. Ottimo lavoro, ottimo. Era un solitario, si sentiva rifiutato dalla società, sentiva che il mondo era ingiusto nei suoi confronti, credeva di essere la vittima di, in tutti i casi, era arrabbiato, depresso, e aveva fantasie violentine, ecco. Brandon era ossessionato dalle di massa e aveva, secondo alcuni, tratti narcisistici, vabbè. Si tratti narcisistici, tra un po' gli appioppano pure al cane mio, cioè ogni volta che senti qualcosa un caso, no ma era un narcisista, quell'altro, no ma quella è una persona narcisista, quell'altro, no ma quello è un narcisista, ho capito, vi siete imparati una parola, santo Dio, mo sono tutti narcisisti, dai, va bene. Poi, e tra l'altro, possiamo dire una cosa, il disturbo narcisista è un disturbo molto molto complicato, che non è egoista e basta, uno che se fa i cazzi tu e basta, ma è un disturbo dove molte volte anche gli psicologi faticano molto a percepirlo, perché il narcisista, prima di tutto, non sa di esserlo, il mio ex era narcisista, lo sapeva e l'ha utilizzato contro di me. No, una persona che ha un disturbo non sa di averlo, non è causata, almeno in alcune situazioni è possibile, però la maggior parte delle volte no. Crede semplicemente che quello che sta facendo è normale, perché per lui lo percepisce come una normalità, esattamente come lo psicopatico, tra mille virgolette, percepisce quelle cose che fa come un normale atteggiamento per, diciamo, soddisfare un suo bisogno. E non è che dice, ora sono pazzarellino, faccio lo psicopatico. No, non funziona così. Oppure ruba la roba e fa, tanto sono uno psicopatico. No, non funziona così. E quindi molto spesso il narcisismo non è tipo, io sono così, di qua e di là, il mio ex faceva questo per quest'altro, perché era narcisista. No, è semplicemente una persona che ha un vuoto, il narcisista. Una persona che non ha idea di chi sia, ha terribilmente paura che qualcuno possa scoprire che non ha una personalità ben formata e ha tanti complessi di inferiorità, e quindi deve coprire questi complessi di inferiorità con la magnificenza di sé. Quindi si presenta come una persona estremamente educata, estremamente gentile, molto formale nei modi, molto ben vestito, e appena qualcuno gli fa una critica, questo va smatta. Quindi il punto è la differenza, insomma, tra pomeriggio 5 parliamo di psicologia e quanto così. Vabbè.
Questo è quanto ne so io. Poi vabbè, io non sono una psicologa, quindi non prendere le mie parole come oro colato, ma credo nessuno attenda diagnosi di psicologia da me, quindi in queste condizioni così, vabbè, ma questo è un altro discorso, va. Aveva dei tratti narcisisti. Il 15 aprile 2021 Brandon ha scatenato i demoni interiori che aveva nutrito fin dall'infanzia. Diciamo pure semplicemente, più che demoni interiori, semplicemente un ragazzo non curato bene, perché la polizia non ci ha capito una fava, gli psicologi pure meno, e la madre ne che era proprio sto genio per tutelarlo, per lui e gli altri, ma vabbè. La polizia ha ricevuto improvvisamente un'ondata di telefonate. Le telefonate hanno allertato la polizia di qualcosa che stava accadendo. Stava accadendo infatti una boom 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 di massa. C'era ancora il colpevole a piede libero, ma purtroppo c'erano moltissime vittime. Sul posto sono intervenute oltre un centinaio di agenti di polizia e hanno trovato i sopravvissuti, alcuni nascosti e ancora traumatizzati. Le vittime in totale che hanno perso la vita sono 8 persone. Brandon era uscito di casa tranquillamente intorno alle 23 e si era diretto verso alla FedEx di Plainville. Poi ha aperto il fuoco su tutti quelli che erano sulla sua strada. Brandon ha tolto la vita a dipendenti, letteralmente a caso all'interno dell'edificio, mentre cercavano di scappare per salvarsi la vita. Poi è tornato nei parcheggi e ha aperto il fuoco sugli sfortunati che si trovavano nelle vicinanze. Brandon torna indietro e poi si toglie la vita, la sua. Lì per lì la gente dice, ok, perché c'aveva con quelli del lavoro? Che era successo? E il momento è proprio questo. Ormai leader pony. E io, cioè, ma come gli potete... Mo, io voglio dire, uno ha perso magari, che ne so, un parente. E già è una schifezza. L'ha perso perché gli hanno tolto la vita così e già è una schifezza. Ma vai a dire, vabbè, ma perché questo qua gli ha fatto del male, che ne so, tu zio? Vai a rispondere. No, ma sai, questo era innamorato di uno dei miei leader pony. Cioè, ma... come fai a dirlo? Ma non te crede, ma non glielo puoi dire. Successivamente la polizia ha scoperto che quindi Brandon aveva il cuore spezzato per un personaggio dei My Little Pony. Brandon ha scritto, spero di poter stare con Applejack nell'aldilà, che è quel My Little Pony col cappellino da cowboy. Cristo del Dio. Cristo del Dio, cioè ve giuro, mi scappano solamente bestemmie. La mia vita non ha senso senza di lei. Se lei non esiste nell'aldilà e qui lei non è reale, allora la mia vita non ha comunque mai avuto importanza. Ovviamente stiamo parlando di una persona estremamente con problemi, ovviamente. Però a me mi gira un attimo le scatole, perché dico, ok, lui aveva dei problemi. La polizia no, teoricamente. La psicologa no, teoricamente. Gli altri psicologi che l'hanno diagnosticato no, teoricamente. Ah, madre, teoricamente non ce doveva avere questi problemi. Possibile che non si è potuto fermare sto tizio? Possibile che uno ha dovuto perdere la vita perché questo si è innamorato del My Little Pony? E che cazzo, cioè, dai, su. L'FBI ha concluso che Brandon mirava a dimostrare la sua mascolinità e abilità. Voleva anche realizzare il suo ultimo desiderio, sperimentare di togliere la vita alla gente. Le vittime avevano un'età tra i 19 e i 74 anni, erano Matthew Anderson, Samaria Blackwell, Amjeti Joal, Jasvider Kaur, Jasvider Singh, Carly Smith, John Wesner e Amarit Sekhon. La madre di Brandon ha dichiarato che se Brandon riesce a sentirla, vuole che sappia che non piange per lui quando piange in questi giorni. Piange per le vittime. Shelley ha dichiarato, soffro per quelle persone molto di più di quanto soffro per mio figlio. No, non la posso accettare sta cosa. Cioè, io vi giuro, questa storia c'ha talmente tanti, ma che cazzo sto leggendo, che veramente non riesco a capirci niente. Allora, prima di tutto, tu madre non è che dici, ah, io non piango per te, da dovresti sentir male perché te sei il problema per cui suo figlio ha fatto questo, il motivo per cui quelle 7 persone hanno perso la vita, 8 persone, sei tu che sto ragazzino non l'hai fatto curare adeguatamente, non gli hai dato l'opportunità di gozare, e l'unica volta che ha fatto una scelta, suo tizio, e sto ragazzino con un sacco di problemi che gli hai fatto... gli hai comprato un fucile, una pistola, ma che cazzo ci avevi nella testa? Cioè poi, ah, non piango per te, ma piango per la vittima. Piangi per te stessa, perché il problema sei stata anche te. Cioè, ci sono delle situazioni in cui magari i genitori ci provano, non c'hanno i mezzi, roba così, ma pure se non c'avevi i mezzi per farlo curare, c'avevi sicuramente i mezzi per non comprargli una cazzo di pistola. Non gli potevi comprare il pupazzetto di sto My Little Pony e farlo contento? No, vabbè. Tutto il discorso del il ragazzo che della sua mascolinità, ovviamente sicuramente sarà una storia fortemente poi strutturata da tutta quella parte delle pilloline rosse di le donne, le femministe, bla 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 bla. Ovviamente questa è una persona con dei problemi, che non è una scusa ma è una spiegazione. Secondo me
diciamo che Brandon se poteva un filo salvare, magari togliendolo ai genitori, visto che sta madre non era adatta, magari se le istituzioni avessero fatto il loro minimo indispensabile, avrebbero aiutato questa situazione, uno, facendolo curare realmente, due, togliendolo a sta madre che a quanto pare non sapeva dato cavo inizia. Questo poteva salvare Brandon? Magari no. Magari il resito sarebbe stato lo stesso o addirittura peggiore. Però secondo me se poteva fare qualcosa, anziché rimanere lì, chiuderlo in una stanza e credere che da solo si cura, capito? Ti mettiamo in galera. Ah, ma non sei guarito dopo un'ora in galera? Oh, che sorpresa! Lo psicologo gli fa, ma allora tu che stai? Stai bene? Sì, sì, sto bene, una bomba! Ok, non ha nessun problema, via! Cioè, a me mi pare pura follia. Ah, madre, che questo qua, capito, vuole fare aggressivo. Se vuole togliere la vita, ma che te compro? Te compro una pistola. Cioè, manca di un coltellino che dici, boh, magari voleva fare lo scout, roba così. Più fraintendibile, no, proprio una pistola. Che ce la va a pagare la pistola? I lavoretti che la cosa a caldo, santo Dio. Io vi giuro, me va fuori di testa. E poi dopo, nemmeno ho capito, nessuna responsabilità, madre. La madre non si mangia le mani, come vedi. Li mortacci mia, che non ho capito sta cosa. No, no. Io non piango per te, piango per le vittime. No, no, mortacci tua, tu non devi piangere manco per le vittime, perché è la colpa per cui sono state. È anche colpa tua, perché sto ragazzina hai messo al mondo te e tu non hai fatto abbastanza per poter almeno tentare di aiutarlo. Quindi, Stellina, è pure colpa tua. Sta storia è allucinante, cioè io veramente... Sicuramente tanti problemi, tanti problemi. Sociali, questo ragazzino ovviamente aveva dei problemi, genitori, polizia, una sfirsa dei problemi. Voi cosa ne pensate? Io sinceramente queste storie sono quelle che mi incuriosiscono di più, hanno dei tratti quasi tragicomici, cioè ci troviamo una storia super tragica, però con sì dettagli che ti fanno cadere le braccia e dici ma che cavolo sto leggendo, santo Dio. E io sinceramente credo il peggio siano le vittime, veramente. Ma come vai a dire? Ah, hai perso tuo fratello, mi dispiace, ma che è successo? Uno si era innamorato dei mali del pony e ha fatto fuori. Ma come lo vai a raccontare, santo cielo, dai? Su, poi vai in tribunale, senti questo e dici, leggono le cose, no? Era innamorato dei mali del pony e per questo ho deciso di togliere da sta gente. Ma io te vengo veramente a piappizzo, pure se stai dall'aldilà, due pizze in faccia e non te ne leva nessuno. La follia, vabbè. Voi, innamorati di Applejack? E giuro, non voglio sapere cosa è stato cercato su quel computer. Non voglio saperlo. Fatemi sapere. Voi cosa ne pensate di questa storia? Secondo voi la madre, sono stata troppo dura con lei? Oppure avete anche voi un'idea abbastanza ferrea su di lei? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Come al solito la polizia statunitense ci azzecca in cavolo, manco per sbaglio. Ma questo è un altro discorso che noi conosciamo molto molto bene. Stati Uniti, paese dei sciroccati. Ma voi, cosa ne pensate? Fatemi sapere con un commento qui sotto. Se siete rimasti fin qui, lasciatemi qui sotto un emoji a tema My Little Pony, oppure Pony, cose così. E noi ci vediamo al prossimo caso. Complicato.